Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Mentre l'export abruzzese verso la Russia vale solo l'1% del totale delle esportazioni, le conseguenze economiche più gravi della guerra in Ucraina potrebbero riguardare l'aumento dei prezzi. Il rincaro non era così importante dal 1995. Giuseppe Dintino. Quando aumenta il caro vita, non v'è dubbio, da un lato vengono colpite le famiglie perché si riduce il potere d'acquisto e dall'altro lato si allarga la fascia della povertà. Sarà l'aumento dei prezzi il danno maggiore per l'economia abruzzese. Il conflitto in Ucraina, che perdura da ormai oltre 2 settimane, ha già innescato una guerra mondiale che non si combatte con le armi ma a suon di sanzioni ed embarghi. Il prezzo del gas continua a lievitare mentre la Russia minaccia di chiudere il gasdotto Nord Stream 1. Così come sale il valore del grano, di cui l'Ucraina è tra i maggiori produttori al mondo. L'ultima volta che vi fu un rincaro dei prezzi così importante era quasi 30 anni fa. L'aumento del prezzo del grano, l'aumento del prezzo dei cereali condurrà su beni specifici italiani e quindi anche sull'Abruzzo a problemi di raffreddamento della ripresa economica che l'Abruzzo stava registrando dopo la pandemia. Eravamo in una fase di crescita, stavamo assorbendo la forte caduta del 2020 e è chiaro che questa guerra interrompe questo percorso e si accompagna a un altro problema molto grosso che è l'aumento dei prezzi. L'aumento dei prezzi, siamo di fronte a una pressione inflazionistica che attualmente è intorno al 6%, che è la prima volta dopo il 1995. Quindi dopo 27 anni registriamo questa crescita dei prezzi dovuta al gas e ai cereali. Riguardo le esportazioni abruzzesi, invece queste, secondo i dati Istat, sono cresciute del 5% negli ultimi 3 mesi del 2021, registrando un rallentamento rispetto al resto dell'anno. Per la maggior parte l'export è diretto verso paesi europei, Germania in primis, mentre quello verso la Russia vale circa 88 milioni, appena l'1% di tutte le esportazioni abruzzesi. Gli scambi commerciali verso il paese di Putin, infatti, come ci spiega l'economista Mauro, erano già stati ridotti a seguito della crisi in Crimea del 2014. Prima delle sanzioni della guerra di Crimea, relativa alla guerra di Crimea, l'Abruzzo aveva nei confronti della Russia un potenziale di esportazioni che superavano i 400 milioni e oggi invece appunto siamo sugli 88, il che lascia prevedere che le nuove sanzioni ridurranno ulteriormente questo flusso di beni verso la Russia. Si lavora senza sosta al piano per l'accoglienza territoriale dei profughi ucraini. A sistema tutte le disponibilità grazie a un lavoro in rete tra pubblico e privato. Abbiamo ascoltato in merito il prefetto di Chieti, Armando Forgione, il servizio di Selenia Secondi. Eccellenza, sulla questione ospitalità migranti, quali sono le priorità, come ci si sta organizzando? Ah, innanzitutto garantire alle persone che arrivano, che purtroppo non arrivano in serenità d'animo, di rendere loro tutto molto semplice. Dal fatto di registrarsi presso l'ufficio immigrazione della Questura al fatto di essere, come dire, messi in regola dal punto di vista sanitario per consentire loro poi di poter beneficiare un domani delle cure mediche, perché altrimenti sarebbero costretti, una volta presentati in un ospedale, a non poter essere neanche accolti. Quindi ci sono dei codici particolari che devono essere garantiti e quindi anche questa parte sanitaria, verificare il loro stato vaccinale, capire tutto quello che è il loro progresso, e quindi questa parte sanitaria, questa parte, diciamo, più di organi di polizia, renderla molto più agevole. Nel contempo, proprio perché a queste due fasi segue anche la fase di eventuale allocamento, no? Qualora non siano state queste persone ospitate presso parenti, amici o altri conoscenti che già le hanno chiamate magari per farli raggiungere qua sul territorio nazionale, ecco, in questa seconda fase allora dobbiamo intervenire noi, innanzitutto il comune, i comuni, quindi i vari comuni, per poter verificare se alloggi disponibili nel loro territorio in forma gratuita. Qualora
questa disponibilità non ci fosse, allora in quel caso interveniamo con il sistema del centro di accoglienza e quindi la prefettura si farà carico di poterli sistemare in dei centri. Qui in provincia di Chieti posso dire che abbiamo reperito in questo circuito 100 posti circa. In questo momento in provincia abbiamo 2 hub vaccinali aperti, contiamo di aprire anche probabilmente un terzo a Vasto, ma in questo momento stanno funzionando quelli di Chieti e di Lanciano come hub presso i quali dirigere le persone. Ad oggi, a questa mattina, perché ogni sera aggiorniamo il numerico, sono circa 150 persone che sono presenti sul territorio provinciale, divise tra prevalentemente qui Chieti in particolare ne ha ricevute una settantina, il resto tra Vasto e Lanciano, che sono i 2 commissariati. Questi numeri però sono destinati a aumentare perché già questa mattina hanno chiesto a noi di incominciare ad alloggiare presso i centri di accoglienza una famiglia di 8 unità, di cui 5 minori, quindi stiamo provvedendo a sistemarli, tra oggi e domani mattina saranno sistemati. Oggi si è riunito il tavolo programmatico sull'automotive abruzzese. Questo settore rappresenta oltre la metà delle esportazioni della nostra regione. Ieri intanto c'è stato un incontro al Mise con Stellantis, da cui sono giunte rassicurazioni sul futuro della produzione abruzzese. Vediamo. L'export abruzzese è trainato dal furgone. L'automotive rappresenta il 55% di tutte le esportazioni abruzzesi nel mondo e il 15% del PIL industria regionale. La carenza di materie prime, soprattutto microchip, rappresenta il rischio più grande per la produzione. La Sevel di Atessa infatti ha annunciato l'ennesimo stop per carenza di materiale, in particolare la scatola guida ZF. L'attività lavorativa è sospesa da ieri fino a lunedì prossimo. E ieri intanto a Roma, al Ministero dello Sviluppo Economico, c'è stato un incontro con i rappresentanti di Stellantis, in cui il governo ha accolto le proposte dell'azienda e il rischio delocalizzazione sembra al momento scongiurato. Ci hanno garantito la centralità dell'Abruzzo nella produzione dei mezzi di trasporto leggeri, ha detto l'assessore Da Mario. Per l'automotive un momento delicato, nel senso che il discorso della transizione ecologica sicuramente comporterà un costo sociale. Fortunatamente in Abruzzo non si producono oggi i pezzi che riguardano questa transizione ecologica verso il motore elettrico. Da questo punto di vista siamo fortunati. Devo dire che poi ieri c'è stato un importante incontro al Ministero con il Ministro Giorgetti, il Ministro del Lavoro Orlando, dove Stellantis ha ribadito la centralità dell'Abruzzo per quanto riguarda la produzione dei veicoli di trasporto leggeri e quindi in particolare di Sevel. Questo sicuramente è un dato importantissimo che chiarisce un po' le idee su quello che sarà il futuro dell'automotive in Abruzzo dopo qualche momento in cui si era temuto per la Polonia, per lo stabilimento gemello che sta nascendo in Polonia, però devo dire ieri abbiamo avuto rassicurazioni e soprattutto ci sono dati che confermano che il mercato del veicolo leggero da trasporto è un mercato in netta espansione. Oggi si è tenuto il secondo tavolo programmatico sull'automotive abruzzese, il primo in presenza. L'attenzione è alta sui fondi europei in arrivo e sulla spesa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dovrebbe garantire infrastrutture anche a servizio di questo settore tramite il potenziamento delle reti TNT e della zona economica speciale. Nell'automotive abruzzese lavorano circa 24.000 addetti. Noi come Abruzzo siamo una delle regioni che soddisfano la maggior parte dei lavoratori. Abbiamo circa 24.000 dipendenti nell'automotive, 22.000 solo nel Val di Sangro. E non parliamo solo delle grandi aziende, ma anche di tutto l'indotto che abbiamo. Hanno già fatto un primo bilancio di quello che saranno poi le mosse da mettere in campo in questo. Soprattutto riguardano le spese che saranno in capo sia al PNRR per quanto riguarda anche le infrastrutture che è POR FSR 2127, soprattutto nell'S3 che stabilisce un po' le linee innovative in questo campo.
Il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio è intervenuto oggi all'Aquila, all'auditorium del parco, al convegno Ricostruire l'economia, organizzato per un confronto sul pacchetto di misure per le aziende previste nel fondo complementare del PNRR per lo sviluppo delle aree del centro Italia colpite dal sisma del 2009 e nel 2016. L'evento è stato incentrato sul programma unitario di intervento di rilancio economico e sociale della macro misura B, che prevede l'utilizzo di risorse complessive per 700 milioni di euro. Promotore dell'incontro il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, presente anche il commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini. Se il piano nazionale distribuisce opportunità, ha dichiarato Marsilio, sta a noi trasformarle in certezze. Per raggiungere gli obiettivi è fondamentale mantenere alta la capacità di dialogo che ha caratterizzato il nostro percorso sin qui. Bisogna valutare bene come indirizzare queste risorse. Non temo che le somme non siano spese, ma mi piacerebbe che fossero spese bene. L'Italia e le regioni del centro-sud ancora di più si salvano se inseguono la qualità, l'innovazione, l'esclusività, il design, la raffinatezza. Se inseguiamo la quantità saremo sempre perdenti con altre regioni del mondo che sono più competitive sotto questo profilo. Un emendamento di Valore e Abruzzo alla risoluzione sugli aiuti di Stato è stata votata ieri all'unanimità dalla 4ª Commissione Politiche Europee del Consiglio regionale e chiede all'Europa di dare sostegno agli imprenditori del settore ittico e agricolo che stanno subendo il caro gasolio. Ascoltiamo le parole del capogruppo e presidente della Commissione, Simone Angelosante. La risoluzione è di estrema importanza perché si tratta della modifica di ciò che viene considerato aiuti di Stato nel settore dell'agricoltura e della pesca. E voglio aggiungere che grazie ad un emendamento che è stato portato da Valore Abruzzo, e sono qui presenti i miei colleghi Marco Vecchio e Di Gianvittorio, abbiamo anche chiesto alla Commissione europea di prevedere ad hoc degli specifici aiuti per ciò che riguarda il discorso dell'energia. È cronaca quotidiana dei pescherecci che restano in banchina per l'elevato costo del gasolio, perché diventa antieconomico ed improduttivo uscire in mare con questi costi, ma lo stesso problema lo si ha nell'agricoltura per ciò che riguarda i mezzi agricoli. Questa nostra proposta, assieme all'intera risoluzione, dove sono stati accolti tra l'altro i suggerimenti delle varie associazioni e dei portatori interessi, quindi delle associazioni degli agricoltori, dei pescatori eccetera, è stata approvata all'unanimità e questo è un motivo di orgoglio, un buon risultato per la regione Abruzzo. Speriamo adesso soltanto che la Commissione europea tenga presente delle difficoltà economiche importantissime dei settori produttivi dovuti al caro combustibile. Inaugurato questa mattina a Teramo il nuovo centro diurno di salute mentale della ASL. La struttura, ampia e moderna, occupa i locali dell'ex Tercas in Piazza del Carmine, tornando finalmente nel cuore della città. Il centro è in grado di ospitare fino a 20 pazienti e assisterli per 8 ore al giorno. Tania Bonici Castelli. Divani colorati, televisori, una mensa modernissima e un salone dove fare musica. È il nuovo centro diurno di igiene mentale dell'ASL di Teramo, che dopo anni di esilio in località Casalena per il terremoto, torna in centro storico, nei locali dell'ex Tercas in Piazza del Carmine. Una struttura ampia e moderna, in grado di assistere 20 pazienti affetti da disagio psicologico, che potranno restare fino a 8 ore al giorno nel centro, curati e seguiti da professionisti del settore psichiatrico. In questi ultimi anni gli utenti sono stati dai 20 ai 24. Attualmente abbiamo, appunto per le restrizioni Covid, ridotto il numero a 15 utenti. Le attività principali sono attività riabilitative, questo è un centro riabilitativo appunto da un punto di vista del funzionamento. Ci occupiamo soprattutto di questo aspetto, nel migliorare il funzionamento di questi ragazzi nell'ambito sociale, lavorativo, familiare. E fanno anche attività di arte terapia, quindi musicoterapia, facciamo corsi proprio di arte con dei maestri d'arte esterni alla nostra struttura, e abbiamo fatto corsi di danza, facciamo ginnastica, facciamo palestra.
Che tipo di disagi psichici curate o sostenete? Sosteniamo tutti i disagi psichici, anche diciamo, ci occupiamo dell'aspetto anche sociale, quindi curiamo dalla schizofrenia, dal disturbo bipolare, che sono poi disturbi psichiatrici maggiori, per la maggior parte diciamo, i nostri utenti sono per la totalità diciamo, affetti da queste gravi patologie, e cerchiamo in ogni modo di rendere sempre migliore il loro funzionamento appunto. All'arrivo non troviamo alcuna targa del centro diurno in Piazza del Carmine, nulla all'esterno che lo indichi, una stranezza che viene subito spiegata. Il nome alla nuova struttura sarà scelta dai ragazzi che la frequenteranno, saranno loro a decidere come chiamare la casa che li ospiterà ogni giorno. Il nostro obiettivo è quello di rendere il più personale possibile questo posto per i nostri utenti, per i nostri ragazzi, quindi vogliamo proprio che siano loro a scegliere il nome del centro diurno vivendolo giorno dopo giorno. All'indomani dello scontro che si è consumato a Chieti durante l'assemblea di Teate Servizi è fermo il sindaco Ferrara sul suo no alla paventata chiusura della partecipata. Vediamo. Contestiamo qualsiasi decisione frutto di iniziative dell'amministratore revocato di Teate Servizi. Si sintetizza così la posizione del sindaco Diego Ferrara in merito alla vicenda di Teate Servizi dopo lo scontro che si è consumato ieri durante l'assemblea dei soci convocata dall'ex amministratore unico Massimo Marchetti il giorno prima della fine del suo mandato, dopo essere stato revocato dall'amministrazione Ferrara per giusta causa. L'obiettivo è quello nominare il nuovo amministratore unico che abbia la possibilità ma soprattutto le capacità di fare un nuovo piano industriale che porti questa società ad avere delle positività gestionali ed economiche, quindi un altro fattore è quello della stabilizzazione del personale attualmente impiegato da Teate Servizi. Tenga conto che questo obiettivo, questo diciamo, totem che ci siamo prefissi, questo obiettivo è stato scritto nero su bianco sul DUP del mese di ottobre del 2021 e quindi io non andrò, diciamo, non derogherò dal perseguire questo obiettivo. Lei ha definito strana la decisione dell'amministratore della società di assumere iniziative unilaterali. Cosa dovrei dire se a questa assemblea in pratica sembrava essere già deciso che la società dovesse essere messa in liquidazione. Certamente io prendo atto di quello che è stato detto dall'amministratore unico ma anche dal Collegio Revisore dei Conti, perché siamo perfettamente consapevoli del vulnus che questa società ha avuto negli anni, e ripeto negli anni, quindi non nell'anno e mezzo da quando sono stato eletto sindaco, ma ho la ferma volontà di mantenerlo in funzione. A Giulianova è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì il patronato afferente l'MCL, Movimento Cristiano per i Lavoratori, che oltre a sbrigare le abituali pratiche di natura fiscale fornisce alla collettività giugliese anche altri servizi, tra cui il controllo gratuito dell'udito. Vediamo. Questo patronato CAF nasce come servizio per la comunità giugliese in questo periodo, in questi anni in cui tra le varie crisi sanitarie, economiche, ahimè purtroppo anche della guerra recente che è scoppiata in Ucraina, fa sì che la popolazione abbia delle richieste, dei bisogni alla quale lo Stato a volte non può arrivare, e per questo i CAF e i patronati possono fare da recettori per questi bisogni delle comunità. E quindi noi siamo a disposizione di questi bisogni. Cioè il lavoratore è visto soltanto come un elemento di
semplicemente di salario, ma non partecipato alla conduzione dell'impresa come in altri paesi. Quindi noi riteniamo, come Movimento Cristiano dei Lavoratori, che il lavoratore si debba essere al centro, e quindi il lavoratore debba essere il motore, il potente motore per lo sviluppo dell'economia sociale, in questo caso nella collettività di Giulianova, con la presenza di servizi in aiuto alla città di Giulianova, che è da poco siamo qui presenti, pur avendo 1500 sedi in Italia, siamo presenti in 89 province, ripeto, e abbiamo 325.000 iscritti, oltre che essere presenti in 21 paesi esteri. Il nostro Movimento Cristiano Lavoratori non è che offre dei servizi soltanto in questo caso, come lei ha fatto vedere forse fuori, INAIL o anche INPS, che sono i servizi più vicini alle comunità giuliesi, ma anche e soprattutto dei progetti anche verso gli anziani, verso le famiglie, verso tutti i bisognosi e tutte le persone che non hanno possibilità nemmeno economiche, perché tutti i servizi sono, nel nostro Movimento Cristiano Lavoratori, sono gratuiti. Abbiamo anche recentemente istituito, attraverso degli operatori che vengono da Pescara, un servizio per il controllo gratuito dell'udito, e naturalmente tutti possono venire, la comunità giuliese, i cittadini di Giulianova possono venire a controllarsi se hanno delle problematiche uditive. Pagina dello sport con il calcio di Serie C. Domani alle 17.30 il Pescara sarà impegnato nella trasferta di Olbia. Non convocati Diambo e Drudi, torna a disposizione Memushai, che partirà dalla panchina al pari di Pompetti, che non è al 100%. Secondo il tecnico Auteri non c'è alternativa alla vittoria. Vediamo il servizio. Pescara a Olbia senza Mirko Drudi. Scontata la squalifica, il difensore ha avuto una sindrome influenzale in settimana, è recuperato ma non al 100% e dunque resta in Abruzzo per prepararsi in vista della gara di martedì col Cesena. Ancora assente Diambo, mentre Memushai torna tra i convocati ma partirà dalla panchina. Dunque problemi a centrocampo. Ieri Pompetti ha lavorato a parte e sul giovane centrocampista Auteri fa sapere. Ho detto Pompetti per alcune problematiche. È impossibilitato a fare tre partite in sette giorni, per cui bisogna fare delle scelte, punto. Questo è l'assunto sicuro, certo. Giambò non c'è, Memushai a rientro. Auteri non cambierà il modulo con cui la squadra sembra aver trovato equilibrio e stabilità. Nzita sembra il favorito per il ruolo in mediana. Ma lui intanto è entrato bene in queste partite ogni volta che è entrato. Quello è un ruolo che puoi interpretare. Io l'ho stabilito tenendo conto di tante cose. Ma poi parlando con lui mi ha detto che lui nelle giovanili quel ruolo l'ha fatto, meno responsabilità difensive sicuramente, ma è un giocatore che può interpretare quel ruolo, quindi è uno di quei giocatori che potrebbe. Da non scartare l'ipotesi Clemenza. Clemenza è un giocatore che può interpretare bene quel ruolo, perché? Perché non toglie niente al proprio potenziale offensivo, alle qualità migliori che ha, ma è un giocatore che ha quantità, che corre, che viene sotto palla, perché è importante in quel ruolo venire sotto palla. Davanti a Sorrentino, Zappella, Iannes, Ingrosso e Veroli, trio mediano completato da Aderisio e Pontisso, davanti Ferrari, Rauti e Clemenza, se quest'ultimo non dovesse essere spostato in mediana. Occhio comunque in ottica turnover a Cernigoi e Dursi, cui in qualche modo farà ricorso Auteri, che lascia Pescara a disposizione della primavera Blanuta, Chiarella e delle Monache. Olbia col 3-4-1-2, in avanti il temibile tridente Biancu, Ragazzu, Udo, un avversario rinvigorito dall'inaspettato blitz di Modena e che Auteri presenta in questo modo. È un'ottima squadra l'Olbia, come tante altre in questo girone, con un potenziale offensivo importante, anche con un atteggiamento tattico importante, perché comunque accettano il confronto, perché comunque tre giocatori in grado di ripartire, che partecipano poco alla fase difensiva, loro li mantengono sempre, gente che non dà punti di riferimento, tutte e tre, gente che ha gamba, molto brava nello spazio, quindi noi dovremmo essere molto bravi e molto attenti a imporre gioco e criteri e a evitare di esporci. Sono tutti a 8 giornate dalla fine, se vogliamo raggiungere obiettivi che per noi sono quelli di migliorare la posizione, non ci sono alternative alla vittoria, se no di che parliamo? Pura teoria. Occorre vincere, occorre farlo bene, occorre fare partite importanti. Poi non è che finiranno queste tre, io mi auguro di fare risultato pieno, ma poi ce ne saranno altre 5, per cui se vogliamo il succo è questo, inseguire obiettivi migliorativi rispetto alla posizione in classifica che abbiamo, dobbiamo vincere.
E sempre domani il Teramo sfida il Montevarchi, tornano tra i titolari Bernardotto e Rossetti, il primo comporrà il tridente con D'Andrea e Rosso, il secondo gira in mediana al fianco di Arrigoni, rientra Mordini con lo spostamento di Asio Smanovic a destra, nelle retrovie Kodromaz prenderà il posto di Soprano, sarà il primo di due scontri diretti ravvicinati per il Diavolo, martedì infatti c'è anche la trasferta sul campo della Fermana, Jacopo Forcella. Montevarchi e Fermana, lo snodo per il Teramo è di quelli, se non decisivi, comunque determinanti per capire se bisognerà soffrire fino alla fine o se la formazione biancorossa potrà gestire gli ultimi impegni di campionato. 6 punti porterebbero infatti il Diavolo a 39, una quota che se non vuol dire permanenza matematica in Lega Pro, poco ci manca. Guidi recupera dalla squalifica Bernardotto davanti e Rossetti a centrocampo e più in generale potrà gestire gli elementi in vista della parte conclusiva della stagione. Partita che può essere una svolta perché appunto poi abbiamo un altro scontro diretto martedì e quindi riuscire a fare il risultato piano lì ci darebbe anche una consapevolezza per poi martedì riaffrontare un altro scontro diretto con morale sicuramente diverso. A livello mentale sicuramente ti aiuta, andare a 39 punti o comunque riuscire a mettere punti in classifica quando le partite stanno per finire è importante, più che altro ritrovare vittoria o punti ti aiuta anche a livello morale. La difesa è l'anello oggettivamente che si è rivelato più debole in casa Teramo. Jacoponi ultimo innesto in ordine cronologico, ma è anche quello a cui si chiede di portare solidità all'interno di un reparto bucato troppe volte nel corso dell'annata. L'ex Parmense da parte sua sa che vincere sabato e martedì al Recchioni non solo non sarà facile, ma comunque non darebbe alcuna certezza assoluta. Questioni scaramantiche a parte però, uscire con due buoni risultati sarebbe la spinta finale in una stagione condizionata da tanti, troppi imprevisti. 6 punti per adesso sono ancora pochi, e fare 6 punti cioè, non è così scontato come lo dicevo prima, sono scontri diretti, sono partite difficili, è chiaro che l'obiettivo nostro deve essere quello di fare punteggio pieno, quello senza dubbio, non sarà facile però dobbiamo mettercela tutta per riuscire a farlo. In chiusura il programma del volley in questo fine settimana, in A2 domenica alle 18 la Sieco Ortona sarà di scena a Reggio Emilia, in A3 stesso giorno, stessa ora, scontro di alta quota per l'Abba Pineto a Macerata, in A2 femminile sempre domenica ma alle 17 a Lanciano il sestetto di Altino giocherà il recupero, ultimo turno della prima fase contro il Ravenna. In B maschile domani l'Alba alle 18 riceverà il Loreto mentre il Paglieta mezz'ora dopo avrà di fronte l'Anguillara. In B1 femminile la Teatina Chieti incontrerà domani in trasferta alle 18 il Casal De Pazzi, in B2 giocheranno tutte in casa le 4 abruzzesi. In programma domani alle 17 Gada Pescara 3 Potenza Picena, alle 18 Ceteas Montesivano Bisceglie, scontro diretto per la salvezza, pure alle 18 di domani D'Annunziana Pescara Corridonia. Domenica infine alle 17.30 ci sarà Teramo Trani. Era l'ultima notizia del TG6, tutti i servizi che avete visto li potrete consultare on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Il nostro TG invece torna con le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi.